Lascio, maledetto! Vieni qui, vigliacco! Vieni qui, disgraziato, che se ti becco ti faccio sullo spiedo insieme con le patate! Scappi, Scappi! Che schifo! Calmati, amore. Porta fortuna. Sì, ai lavavetri, porta fortuna. Dammi un po' la locandina, per favore. Halloween Party di Sir John. Ma chi è Sir John? Sei tu? Certo, Sir John. Amore, ma Halloween non si scrive così? Ma no, è una strategia. La gente è ignorante e tu devi essere più ignorante di loro, così loro si sentono meno ignoranti, hai capito? Demoni degli inferi, demoni della terra, creature dell'Ade, Belzebù, Amamet, Kaled e Dirimpet, io vi invoco, io vi supplico, io vi chiedo di venire a noi. Venite! La nostra amica ha bisogno del vostro potente aiuto. Glielo darete. Ce lo daranno, ce lo daranno. La foto. I soldi. No, non a me. Niente di materiale. Alla cuoca. La telecamera l'hai messa. Eccola là. Sta registrando tutto. Così se capita qualche bel pezzo grosso, lo ricacchiamo. Silenzio! Ed ora l'oggetto antico. Appartiene alla mia famiglia da secoli. Meglio. Sento odore di corna. Ora il bracciale. Ma chi mi si dà? Usate! Risvegliarmi proprio voi! Che i vostri antenati mi hanno bruciato viva! Voi pagherete per loro! Pagherete! Mira! Miranda! Mira! Che hai fatto? Mira! Mi sento male! Mi sento male! Signor, ma dove l'hai preso sto bracciale? È parte dell'eredità di famiglia! Si dice che appartenesse ad una strega condannata sul rogo! Sfigato di Sergio. Gli do un'altra settimana, poi se non mi dava lavoro lo mollo. Davvero? Allora resisto fino a sabato. Ok, ciao. Chi era? Mio cugino.
Non è che era quella chicca del tuo ex agente, Lucio? Ma dai, non lo sento da un mese. È meglio per te, con quello non combini niente, mia cara. Amore, ti piace? Così mi fai morire. Attento! Au! Au! Buttalo quel macinino! Suoneria in tema con la serata. No, è la mia ex moglie, che palle! Eccolo! Pronto? Sergio. Dai, Marco sta bene? Certo che sta bene, ma quando arrivi? Quando arrivi dove? Sergio, sto portando Marco al solito posto. Avevamo appuntamento alle 5, non te lo ricordi più? Ma non posso! Ho organizzato una serata, un grande evento. Tutti abbiamo dei problemi. Vieni all'appuntamento, ovunque tu sia. M'hai messo benzina? Certo che l'ho messa. E adesso? Va bene, dai, adesso chiamo quel deficiente del mio assistente e gli dico di venirci a prendere, va bene? No, mi dispiace, ma non posso muovermi di qui, eh. E no, perché c'è, diciamo, un piccolo problemino, eh. Che problemino? No, perché praticamente è arrivata la torta, l'hanno aperta e... E allora? Mi chiami per sta cazzata, ma che è brutta la torta? No, bella è bella, è favolosa. È che diciamo c'è stato un piccolo errorino, perché non è proprio in tema con Halloween, ti capì? Che faccio, la butto? Ma che te butti? Ma che cazzo di torta ci hanno portato questi? Amo, ci hanno rovinato il giorno più bello della nostra vita. Non piagne, non piagne, è bella dell'anno, non piagne. Che mo' questa mano di pietra gli sconocchio a tutti. Oddio, si compromette, si compromette. Ma perché non chiami l'assessore, quello di cui mi parli sempre? Ma chi, Mandolesi? Ma che sei matta? Devo firmare con lui un contratto di un sacco di soldi, che gli dico che sono rimasto senza benzina. Ma che figura ci faccio? Ma che schifo! Ma dove li hai comprati? In un discount? Mamma mia, sono di muffa! Ma dove l'hai trovati? Ma quelli stanno lì da una settimana! Perché li lasci qui così? Ah, che schifo! Già mi sento male, no, mi sento male! Ma no, non ti preoccupare, è solo un'impressione! Adesso risolvo tutto io, ce ne andiamo da qua! Ehi! Ehi! Ehi, ferma! Quando viola la mignotta! L'altro po' m'ammazza! Ne arriva un'altra? No, quella no! Posso esserle utile, signorina? Lei è un angelo, signor. Leopoldo! Leopoldo Battistini, detto Rallenti, non ci posso credere! Sergio Proietti! Ci caschi sempre, eh? Sei una sagoma. Ma come vi conoscete? Cent'occhi ti sorridono, ti vogliono salutar, ma tu torni al tuo mar, evviva, evviva, evviva Marinar! Che carino, che cos'è? È l'inno della Marina. 2 anni a bordo con questo qui? Lui lo chiamavamo Rallenti perché era molto lento. Vedo che non sei cambiato molto però, eh? Lui invece lo chiamavamo Remo perché era addetto ai motori ma dimenticava sempre di fare il gasolio, quindi Remo. Anche tu sei cambiato pochissimo. Ma sei diventato un vero campione! Ma e non è la mia specialità! Amore, su che ti sporchi, andiamo a prendere un gelato. Ragazzi, non mi sento bene. Mi spiace, la porto subito all'ospedale. Ma no, sarà una sciocchezza, dai, piuttosto dacci uno strappo, Leopoldo. Sì.
È colpa di quel tuo tramezzino avariato. Ai ai ai, è molto pericoloso. Senti, guarda, mia moglie, la mia ex moglie, ha una farmacia, è medico. Ti faccio dare una controllatina da lei, va bene? Prendi i bagagli piuttosto. Senti, Leopoldo, ma siamo sicuri che sto bidone funziona? Ti puoi fidare al 100%. Ma non può essere questa. Sergio, c'è sempre macchine sportive. Sai che c'hai di bello? Niente. Quando c'è la stima, c'è tutto. Forza, ancora un po'. Vai. Perfetto. Grazie, ragazzi. Grazie, scusate. Ciao. 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 Sergio, cosa vuoi? Capita anche nei migliori modelli. L'importante è essere sempre di buon umore. Centocchi ti sorridono, ti vogliono salutare, ma tu torni al tuo mar e vivo marinar. Eccoci, ciao! Alla buon'ora. Ecco, lui è il mio amico... Ragioniere Leopoldo Battistini, al suo servizio, signora. Ma che sei ragioniere? C'è qualcosa di male? No, niente. No, lei è Margherita, la mia ex moglie, e lui è Lino, il suo nuovo compagno. Sì, onorato, ragionier Battistini. E lui è Marco, mio figlio. Che bel bambino. Ragionier Leopoldo Battistini. Papà, ci facciamo due passaggi al volo? Sì, tesoro, come no? Pronti? Scusa, Sergio, ce l'avevi con me. Sergio, mi fa male, Sergio. Oh, tesoro, sì. Mi fa male la pancia. Amore, mettiti seduta, vedi che ti passa. Oddio. Oddio, sto per vomitare. No. Lei è Pamela, te la ricordi? No, veramente l'avevo confusa con quell'altra. No. Come si chiamava l'altra? Elinia? Elena. Ah, Elena, la moldava. Quella che ti ha prosciugato il conto prima di lasciarti. Vabbè, il nostro Sergio è sempre stato ingenuo con le sue con le sue donne. Insomma, che ti senti? Che hai? Mi fa male la pancia. Ma dove fa male? Qua? Eh sì. E qua? Ai. Qui? Ai. E qui? Ai. No, ma Margherita, le fai male. Ma che sei medico tu? Lasciami lavorare. Che cosa hai mangiato? Un tramezzino al tonno. Avariato. Avariato. Un po' raffermo. È colpa della maionese, non c'è niente di peggio della maionese avariata. E che mi può succedere? Beh, dipende. Vomito, diarrea, dissenteria, febbre tifoide, sempre che non si sia sviluppato il botulino. Allora in quel caso si può parlare di disturbi della vista, difficoltà di respirazione, di parola, fino alla paralisi. La Madonna! Dio. Non ti preoccupare, non muore. Mi va male. No, amore, no. Dai, passa. Passala tu. Ah. Attento, eh! Ah, gol! 5-1 per me! Simba! Sì! Dai, vengo! Ma dove sono? Annunziata, dove siete? Mi è successa una cosa strana. Forse ho sbattuto la capoccia. Mi è venuto un mal di testa. Dove siete? Dove siete? Dove cazzo state? Cosetta? Annunziata? Ma queste due chi sono? Mia moglie e mia figlia. Sto andando a trovarle. Ah, ma dov'è che stanno tua moglie e tua figlia? Non lontano da qui. È la prima volta che vado a trovarle dopo l'incidente. Quale incidente? In autostrada. 3 mesi di ospedale. Sono appena uscito dalla riabilitazione. È il classico colpo di sonno. Ah. Da allora ogni tanto mi succede. Sto parlando e... Tac! Leopoldo! Oh, sveglia! Sveglia! Leopoldo! Cosa è successo? E come cos'è successo? Ti sei addormentato, maledizione! E allora non ho sognato? Ma che ne so io se hai sognato? Io so solo che stavamo andando a sfracellarci! È strano perché ricordo una strega e degli zombie! Come i zombie? Zombie!
Ferme! Ce l'hai la cerchia! Ma che diavolo vi è preso? Ma come, ancora non l'hai capita? Zucca vuota! Zucca vuota, zuccona! Sono zombie! Fammi! Fammi! Schiave della loro padrona! Ma chi è la loro padrona? Io! Goodbye, good girl! Oh, te, visto che m'hai evocata! E tu chi sei? Ah, ma allora non capisci proprio! Zuccona! Ah! Tu sei Calia, la strega! Presente! Ah! Perché fai sempre... T'hanno mai messo sul rogo a te? No! È male! Brucia! Questi non sono Dick, stronza! Cosetta, vai a preparare un tè. E tu, Annunziata, valla ad aiutare. Scusa, Cara, ma come posso esserti utile? Indovinello! Cosa succede stanotte a mezzanotte? Halloween. Brava, hai studiato. Insieme possiamo fare dei bei numeri. Cosetta, anche a te, amore. Brava. Scusate, signori, scusate il disturbo. Stiamo cercando un bed and breakfast. Dovrebbe essere una specie di castello museo in località Crecchio. Se avessi messo il navigatore su quella cariola... Sta calmo, ci penso io. Scusa, Kumba. Lo castello bed and breakfast sulla strada per Crecchio, a dove sta? A di via, lo primo bivio sopra la sinistra. Dopo fi circa 2 chilometri e gira a destra. Te li trovo a Nilze Petra. Grazie, Kumba. Saluti a te e a tutta la compagnia. Sta a posto, fratello. Ma che ha detto? Tranquillo, ho capito io dov'è. Attenti, stranieri. Stanotte i morti escono dalle proprie tombe per incontrare i vivi e divorarli. La notte dei morti viventi. E tu sei uno dei protagonisti, se non sbaglio, vero? Giocate, giocate. Che strana gente che c'è qui. La parola giusta è stravaganti. Stravaganti. La costruzione di questo castello è avvenuta dal 1450 al 1470. Voluto da re Alfonso d'Aragona a difesa del... Assessore carissimo! Momento solo, Aspettami 2 secondi in macchina, arrivo subito. Pronto? Eccomi, assessore, io sono appena arrivato. Lei è all'inaugurazione del castello aragonese, vero? Certo, è cosa da 5 cucuzze, sto scherzetto, Non dico tutti i rendi conto, Sergio, di quello che io sto facendo per rivalutare questo borgo? Lo so. A proposito di stasera, ci siamo capiti? Come no? Sa che lei può contare su di me al 100%. No, al 1000 per 1000 devo contare. Non mi ha fatto passare festa di Halloween per le mie figlie, capito? Se no tutte quelle maschere. Sento te in filo io. Viste i nasi lunghi che c'hanno. Dove stanno a questo? Un momento, te richiamo. Eminenza? Eminenza, un momento. Avremmo allestito l'altare da quella parte. Ma il Signore si può pregare da qualsiasi parte. Sì, oggi è meglio pregarlo lassù. Figliolo, aiutatemi. Sono io, mi raccomando, per questa sera, Ci tengo quella festa per le bambine con quel cantante, là, come si chiama? Il Muerto! Pensi che ha dovuto rinunciare a una tournée europea per essere presente questa sera. Per le sue bambine questo ed altro, assessore carissimo. Arrivederci! E finalmente, solo un cafone usa il cellulare in un posto come questo. L'ho fatto io sto restauro, non faccio come mi pare, l'ho pagato io e basta. Con i miei soldi, perché tu non tieni niente. Tutto sì, non te fa sentire. Sei sempre a rinfacciarsi, e basta con questi soldi. Il braccio e la mente siamo noi, no? Su, le bimbe che ci sentono, i nostri fiorellini, guarda che meraviglia, tutte qua avanti, vicino alle suorine, belle, sempre a pregare, a studiare. Io non voglio che vengano alla festa. Perché? Si confrontano coi coetanei. Ma mi potrò fidare?
Di chi? Che tiene d'occhio le nostre figlie? Io? La luce dei miei occhi, ma che stai scherzando? Invece di fare lo marpione scemo appresso alle femmine? Cosa dici? Ma chi ti sente? Cosa deve pensare? Ma dove la trovo io un'altra come te? Ma che vado cercando? Chi me la fa un'altra come te? Dario Argento? In nomine Patri et Fili e Spirito. Cazzato, c'è rimasto. Boni, fermi, alzatelo. Ammazza, ma che è un albergo questo? Stravagante, vero Leopoldo? Molto. Guarda quante zucche, è fighissimo. Leopoldo, grazie di tutto, eh? Adesso chiamo il mio assistente e ci facciamo venire a prendere. Grazie, caro Leopoldo. Grazie ancora, eh? Ciao. Leopoldo, ancora qui stai? Sergio, questo posto non mi convince per niente. È plumbeo. Ma no, vedrai che... Sì? Salve, signore. Ci dovrebbe essere una prenotazione a nome Proietti. Non c'è nessuna prenotazione. Siamo chiusi. Signora, controlli bene. Ho detto che siamo chiusi. Ci sono persone che hanno affrontato un lungo viaggio. Le ho detto di controllare. Gentilmente. Ma lui chi è? È Leopoldo, un mio amico. Senta, signora, la prenotazione dovrebbe essere stata fatta dal mio assistente. Sergio, ma che non ci fanno entrare? Oh, che bel bambino. Come ti chiami, cucciolo? Marco. Che bel nome. Ma cosa fate lì fuori? Prego, entrate. Scusatemi, è che oggi ci stiamo preparando per la festa di Halloween. Ah sì? Anch'io sto organizzando una festa al castello. Ma certo, la festa al castello. È che qui mi tocca fare tutto da sola. Sono la castellana, la locandiera e la custode del museo. E non c'è nessuno che la aiuti? Ma certo, la cameriera e la cuoca. Ma si stanno mascherando per la festa dei bambini. Fico, una festa per bambini qui. Ma certo, caro. I bambini sono i protagonisti della festa di Halloween. E come sarà la festa? Più di 30 bambini, prima della mezzanotte, verranno qui con tutti i dolcetti che saranno riusciti a trovare. E poi la sera ci sarà la cena con la cameriera e la cuoca. Si mangerà finché la pancia ci si riempirà. Figo! Ora venite che vi mostro le vostre stanze. Una per voi e l'altra per il vostro Marco. Un momento, signora. Io non ho prenotato per il bambino, lei come fa a saperlo? Ma certo, il paese è piccolo e la gente mormora. Sapevo che nella vostra comitiva c'era anche un bambino. Ah, ecco, adesso è tutto chiaro. Ma certo, venite che vi mostro i vostri alloggi. Signora, da cosa si stanno travestendo la cuoca e la cameriera? Un classico di Halloween, da zombie. Ma certo. Venite, prego. Beh, Leopoldo, addio. Salutami tanto tua moglie e tua figlia, eh? Carne fresca! Vomitato tutto? Niente più tramezzino avvelenato. Ma io mi sento una chiavica, amore. Ma no, fatti una bella doccia, eh? E vedrai che è tutto a posto. Oh, però sbrigati che siamo in ritardo. Ok, arrivo. Io vado a controllare Marco intanto. Ah, ah.
Che stai facendo? Disegno, che non lo vedi? Ah, bello! Oh, ma lo sai, sei proprio bravo. Ah, sì? Ma questo sei tu alla festa in mezzo agli altri bambini? Sì, ci divertiremo un casino. Certo. Senti, Marco, io lo so che tu ce l'hai con me. Non ho mai mantenuto le mie promesse. E la mamma ha ragione quando dice che sono immaturo. Ma io ti voglio bene. E adesso che siamo insieme, io sono tanto felice. Però non mi va di lasciarti qui da solo, con quella strana signora. Perché non vieni con me alla festa, eh? Mi fai questo regalo? Non ti preoccupare, tu devi lavorare. Io ti darei solo fastidio. Sono piccolo, ma capisco. Ma quale fastidio? Ma ci mancherebbe altro. Io vorrei stare sempre con te, vorrei stare. Guarda che la mamma si era raccomandata di telefonarle appena arrivati. Ah, sì, sì, la chiamo subito. Pronto, Margherita? Ah, sei tu. Mi passi Marco, per favore? Sì, te lo passo subito. Tesoro, ciao, come stai? Tutto bene? Mamma, questo posto è fighissimo! Pensa che stasera ci sarà una festa di soli bambini. Dai, ci posso rimanere? Mi fai parlare con la proprietaria, tesoro? Signora? Signora? Arrivo! Eccomi, eccomi. Mi chiami Miranda. Miranda. C'è mia moglie che le vorrebbe parlare. Ma certo, certo. Non si preoccupi, signora. Dopo la mezzanotte tutti a nanna. Ci penso io a suo figlio. Sarà la guest star della serata. E dopo gli rimboccherò le coperte personalmente. D'accordo, va bene? Le ripasso suo marito? Ah, sì, certo. Ex marito. Pronto? Allora? Sei più tranquilla? Ok. Beh, io vado a finirmi di preparare. A tra poco, tesoro. Con permesso. Prego. Sì, 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 ci penso io a chiamare dopo la mezzanotte. Ciao, ciao, ciao. Amore, io sono pronta. Ecco, ecco, andiamo subito. Allora, buon Halloween, tesoro mio. Buon Halloween, Sergio. Ma almeno per una volta potresti chiamarmi papà? Certo, Sergio. Andiamo, andiamo, forza! Leopoldo, ma sei rimasto? Ma che gentile! Non mi piace quello! Allora ce lo dai tu uno strappo al castello? C'è qualcosa che non mi convince. Riesci a vedermi. E questo non è bene. Non è bene per niente. Devi fargli subito una fotografia. Vai! Vado. Leopoldo, ti prego! E dai, su! Guarda, se non ce lo dai tu questo strappo, ci facciamo venire a prendere, va bene? Un momento, signori, usanza della casa. Oddio, no, no, mi sento male! Devi andare al bagno! E vai, 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 tesoro! Vomita tutto, però, eh! Signorina, aspettiamo! Ma che aspettiamo? Io sono in ritardo! Pamela, ti faccio venire a prendere da Pierre, va bene? Andiamo, andiamo, Leopoldo, andiamo. Non ti preoccupare per lei. Se ne andrà via presto. Siamo in attesa della star, è muerto! Nel frattempo godetevi questo pezzo rock d'altri tempi, una vera primizia degli anni 80, dedicata a tutte le coppie che si amano. Vai Diego in console, che mi piace alla grande! Oh,
finalmente qualcosa che torna al suo giusto posto. Senti un po', ma come l'han presa gli sposini, eh? Sposini? Il marito c'ha una zappa al posto della mano. Socia e pizze! Ma come vi è venuto in mente di organizzare questa festa e un matrimonio di capone allo stesso posto? Senti un po', i caponi come li chiami te ammortizzano il 50% dei costi, caro, te capì? Intanto il 50% me lo sono già preso. Mamma mia, che dolore! Oddio, non ti ho vista. Come va? Male, malissimo. Sdraiati. Ci penso io a farti passare tutto. Come? Pranoterapia. Chiudi gli occhi. Ho tanto di quel calore nelle mani da poter scongelare persino un dinosauro. Tutto a posto, vero? Sì, ma... Salve, capo! Allora, tutto a posto? Alla grandissima, eh! Ah, perfetto. Oh, senti, Leopoldo, perché non ti fermi un po'? No, no. Dai, vatti a scegliere un costume. Va bene. Bravo. Che bravo, ragazzi. Io intanto... No, vieni qua. Senti un po'. Come mai non vedo la band del muerto e i suoi trigliceridi sul palco? Dove stanno? Ma io li ho chiamati un'ora fa, ma avevano sbagliato strada, capo. Ma tranquillo che arrivano, eh. Come cazzo parli? Non sei abruzzese tu? Ma che ne sa, c'è capo, ma ne fa tendenza così. Senti un po', idiota! Siccome qui sto anticipando tutto io, se quel metallaro fasullo come te non si presenta, io te spezzo le corna, sai? E ti prendo questo naso che c'hai, schifoso, e te lo squacquerò tutto, hai capito? Buonasera, desidera? È il reparto costumi, trucco, maschere? Sì, questo. Voleva una maschera in particolare, non so da cosa si voleva vestire. Da Pierrot. Pierrot. È una maschera particolare, misteriosa, enigmatica, evocativa, metaforica, suggestiva. Bianca. Oh, sembri un Pierrot vero. L'unica cosa, ecco, io ti truccherei un pochettino. Sì, truccami tu. Avverto che tra di noi potrebbe esserci un potenziale feeling metafisico. Tu sei un ariete ascendente gemelli? Qualcuno è in pericolo. Il bambino. Che succede? Signora Miranda? Sono già arrivati, ragazzi! Signora Miranda! Le finestre aperte. Devo dirti una cosa importante. Dimmi. Ecco, non vorrei spaventarti.
Anche se dicendo che non vorrei spaventarti, forse ti spaventerò. Togli, forza! Tuo figlio! Ma sì! Aspetta, aspetta un attimo. Assessore! Ma che meraviglioso costume da vampiro! Grazie, le presento le mie due bambine, Angela e Gloria. Ma che meravigliose creature! Molto piacere. Piacere. Loro hanno studiato nel miglior collegio di Lugano, eh? Che bravo. I miei fiorellini sono. Sì. Ma dov'è il muerto? Noi siamo delle sue fan accanetissime. Sì, dove sta sto muerto? Si sta preparando con la sua bella. I trigliceridi, che fighi! Papà, ti prego, possiamo andare, ti prego? Sì, ti prego, dai, papà. Ma prego. Sì, scatenatevi. Divertitevi! Certo. Mi raccomando, i trigliceridi, controllateli! Ragazzo, champagne per l'assessore, su! Subito, parte. Signore! Allora... Senti, ci sarebbe un problemino, visto che qui sto anticipando tutto io. Senti? Volevo sapere da lei se si poteva mettere una firmetta su quel contrattino, che guarda caso ho proprio qui con me. Guarda caso, Buscaglioni, io qui ti ho portato la crema della crema di tutta la provincia. Cerca di farmi fare una bella figura con quel cantante lì, come si chiama? El Muerto. El Muerto, appunto. E poi firmiamo tutto, Ci siamo capiti? Cinque. Di chi è quel culetto così sapientemente agitato? Oh, ma che è arrivata? No, è Pamela, una mia amica. Ti la presento? Mego io, come no? Con discrezione, Assolutamente con discrezione. Sergio, è importante, ti devo parlare. Dopo. Tesoro, bella mia, come ti senti? Bene, non grazie a te, mi hai mollato là dentro. Scusa. 100 per il taxi? 100 euro? E che taxi hai preso? Quello che fa il giro di tutte le contrade? Senti, ci sarebbe un modo per guadagnare di più. Sei il muerto? No, sono Pierrot. Ma Piero, fa un favore, alzati, perché aspetto visite. Vado. Ma sono Pierrot, con due R. Due R, batte uguale, va. Non sei il muerto. Se chiudi l'occhio sei muerto da 4 anni, sei... Cintura. Tu chiama subito il muerto, disgraziato cornuto. Mi è muerto pure il cellulare a questo, mannaggia lui, mannaggia. Eccoci qua. Pamela, lui è l'assessore Mandolesi, il nostro sponsor principale. Assessore. Non chante, madame. Mademoiselle, prego. Assessore, che ne dice di un brindisi al nostro contrattino? Che dico? Sergio, è importante, ti devo parlare. E lui è il mio amico Leopoldo. Ma sei vero? Pierrot, con la T silente. Silente? Ho fatto il linguistico. Al manicomio ha fatto. Leopoldo, che mi devi dire? Su. Silente, ma ti rendi conto? Che cazzo ridi? Visita interiore a terre, in nomine mortis, cacciatore di favella, elimina Vox. Leopoldo, che vuoi? Dai, non mi fa perdere tempo che c'ho da fare. Tuo figlio, Marco. Beh? Ma che ha fatto? In omnibus corpis, maledizione et costrizione et... Thriller time, dance and dance. Thriller time, dance and dance. Thriller time, dance and dance. Thriller time, dance and dance.
vuoi rimortacci tu, io ce l'ho da fare, non mi fa perdere tempo. Via, andate via. Via, andate via. Lasciatelo, andate via. Ah, bambino buono. Ciccio, Ciccio. Con fresco. Sciò, sciò, sciò. Marco, mi apri? Sono Miranda. Chi era prima? Erano i miei cani, ma li ho scacciati. Dai, aprimi, ti ho preparato una cioccolata calda. Ma sei sicura che se ne sono andati? Ma amore, sono sicurissima. Dai, apri. Bravo bambino. Hai avuto paura? Da morire. Adesso devi stare tranquillo, perché io li ho rinchiusi. Bevi, è buonissima. Ma quando arrivano gli altri bambini? Tra poco, tesoro. Bevila tutta, dai. Bravo, così ancora. Bravo. Mi sento strano. C'ho tanto sonno. Dormi, amore, dormi. È tutto nostro. Pierrot, svegliati, Pierrot! Cosa hai visto? C'è campo, ragazzi, non... c'è campo, lo becchiamo! Chi scassa il riposo del muerto? E là, muerto! Ah, sì, tu. Ma dove sei che ti cerchiamo, la grande, qui? Tranquillo, non t'agitare. Fai partire la marcia funebre, che sto arrivando. Signori e signori, lui è qui, in arrivo, direttamente dall'oltretomba, Brava donna davvero. I peni del culo! Ah! Ah!
sei bellissima. La regina delle mingole fiere. Quando mi presenti quel cornuto di tuo marito? Vieni qua, Guido. Porca troia! Ma come cazzo si fa? Come cazzo si fa a organizzare la festa di Halloween da una parte e il matrimonio paesano dall'altra? Vabbè, ma è un semplice equivoco, dai. È un misunderstanding, è una casualità, capito? Sì, ho capito, ma non mi ha dato uno schiaffo, ho fatto un carpiato. Dai, Muerto, fai il bravo, dai, alzati e cammina, perché di là aspettano solo te, eh? Tu sei la star della serata, sei il numero uno! Buoni. Mi serve solo un dottore. Ma che dottore? Ma cosa vuoi che ti fa il dottore? Dai, al limite te sventola un po' sulla guancia rossa. Ma senti, ma se te sventolo io? Trucco. Bana. Cammino. Vai di palla la luce. Cammino. Porca troia. Signore e signori, finalmente è definitivamente in diretta dalle tenebre. La star della serata è arrivata tra noi. Ecco a voi il Muerto e i suoi tigri geriti. Visto, assessore? Il Muerto è arrivato. Lo vogliamo firmare questo contrattino? No, Sergio, che fretta c'è? Su, e dai. A dopo. E certo. Viaggio! Andiamo! Demoni, mostri, vampiri! Ce li facciamo questi quattro salti? Volentieri. Sono su di voi! Fiore che non colsi mai. Vai. Dov'è Sergio? Boh. Ah, ecco. Allora, ma che ti è successo prima? Da quando sono uscito dal coma, come delle visioni. Cioè? Vedo delle cose che prima non riuscivo a vedere, le mie prime visioni. Le prime visioni? Questa va al cinema? No. Appunto, allora? Tuo figlio è in pericolo. Marco, ma che dici? Quella donna, Miranda, non è quello che sembra. In che senso? È troppo difficile a spiegare, ma dobbiamo andare là subito. Ma come faccio? Devo marcare stretto l'assessore, sennò addio contratto. Senti, se per te è un contratto, più importante tuo figlio, vado io da solo. No, aspetta un attimo. Oh, senti. Vai dall'assessore, marca lo stretto e fagli firmare il suo contratto. Va, ecco, va. Pronto, Margherita? Senti, io sto provando a chiamare quella Miranda, ma non mi risponde nessuno. Ma ci sono qua io. Ah, sei là? Che bravo papà. Allora fammi richiamare da Marco, per favore. Ok, va bene. È aperto!
Marco! 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 È sonnifero! È sonnifero! Oh, Marco! Marco! Te posso dare un mozzichetto sul collo? E perché? Ma come perché? So Dracula, eh? Ah, ma professore, proprio qui così davanti a tutti. Una succhiatina, così tanto per gradino. E dai, sposta la tenda, bravo, lo so, fatte via. Ti piace, eh? Mazza, come succhi bene. Sì, sapessi dopo. Marco! Marco! Miranda! Signora Miranda! Ma dove sarà finito mio figlio? Ehi! Leopoldo, guarda qui. Che significa questo scarabocchio sulla bocca? Questa è la mia foto. Mi hanno fatto una fattura. Però sono fotogenico. Buona fattura. Qui. E quella cos'è? Accendi. Ma questa è una pazza! È una pazza assassina! No! È posseduta! È colpa della strega che ho visto prima! Ma che c'entrano le streghe adesso? C'entrano in questa brutta storia, c'entrano! Leopoldo? Sì? Da quant'è che non ti lavi i denti? Me li lavo di continuo, perché? Perché sento l'odore di una fiatella micidiale da gatto morto. Adesso che me lo dici la sento anch'io, ma da tre direzioni diverse. Una fiatella in 3D. Signore, 10 minuti di pausa. Puoi prendere il libro? Vado un attimo in bagno e tu cerca di non sgarrare, sa? Ma certo, amore. Non ti preoccupare. Non sgarrare. Shakira, beh, con Shakira ce l'ho stato insieme 2 anni, sì, con sì? Lei. Sì, sì. Sì, poi l'ho lasciata perché c'era un problema di gastrite, una fiatella. Ma dai! Shakira, so 20 anni che ci conosciamo, è di guasta merola. Ma veramente? Ma Madonna l'hai conosciuta? Veronica Ciccone, sono stato insieme pure con lei, sì, sì, sì. Poi l'ho lasciata perché mi ha trovato a letto con Catherine Zeta-Jones, si è incazzata, un casino, guarda. Madonna, so 30 anni che ci conosciamo, è di Bucchianico. Sì, sì. Bono? Bono l'hai conosciuto? Ci stavo insieme, pure con Bono, sì, 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 nel periodo gay, quando c'è avuto il periodo gay, sì. No! Bono, so 40 anni che ci conosciamo. Siamo andati a mangiare gli arrosticini insieme l'altra sera. Dai. Ci stava pure il muerto. Una serata? Una magnata. Ci siamo imbriacati. Ma fregate! Arrivano! Guido io che tu sei lento! Parti! Parti! Veloce! Veloce, vai! E non parte, sto cataccio! Perché non ci facciamo una trasfusioncina a casa mia? C'è una villetta fuori città, stiamo tranquilli. Assessore, così mi confonde. Ancora assessore? Chiamami Mario, anzi Marietto. Mario? Mia moglie, te ne avevo parlato, no? Amore, ma che sorprese mi fai, birichina! Porco! E tu, vatta a fare una trasfusione allo pronto soccorso delle zoccole e vieni con me, vampiro arrapato. Piacere, dolore. Prendimi. Streghe, zombie, ma che succede? Ne so quanto te. Ma adesso che facciamo? Che fine ha fatto mio figlio?
devo avere una visione, devo dormire subito! E dormi! Non è che funziona così, devo avere uno stimolo. Eh sì, che faccio? Te canto la ninna nanna! Sì, è una buona idea. Forza. Ninna nanna, ninna oh, questo bimbo a chi lo do? Non funziona, non ci riesco. Vieni, 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 dormi a mamma, dormi, dormi. Non funziona, hai la voce rasposa. Come rasposa? Io ho la voce da George Clooney. Sarà, ma su di me non ha effetto, sei rasposo. Leopoldo? Sì? Scusa, Per cosa? Oh, e sogni d'oro? Certo, mal di testa. No, non è niente, è una cosa passeggera. Piuttosto, cosa hai sognato? Lo bruceranno stanotte, a mezzanotte. Chi? Tuo figlio, Marco, nel castello delle feste, dobbiamo sbrigarci! Oh, mio Dio, manca solo mezz'ora! Che succede? Maledetto macinino! Non è la macchina, sono loro, gli strighi! Pronto, Margherita? Esci subito e vieni qui sulla strada per il castello. Non mi fare domande! Marco è in pericolo! Precipitati qui! Ma che succede? Non ho mai sentito mio marito così determinato. Ed è questa la cosa che mi sconvolge di più. Margherita, hai detto mio marito. Ci stanno le cinesi che ci aspettano al tavolo, sto porco cornuto. Che sei a dire? Non ti far sentire, c'è gente, per favore. E mentre tu ti divertivi a ciucciare sangue a quella zoccola, sì. Io ho concluso l'affare con i cinesi, comprano tutto il borgo e anche il castello per 70 milioni. Megoglioni? Quanto sei volgare, d'un dito. Ma che sei a dire? Buonasera. Mi hao. Ascianci, ci porti il pollo che mando, le quattro amborsini di primavera. Porta pure la birra di Pechino. Ecco, gli due sto in causa per plagio. Ah, mamma, fine dei giochi. Scusate. Quincy Jones da Los Angeles. Hello, Quincy. Questo chiama sempre. Ma davvero Quincy Jones? Sì. Perché hai fatto quello scatto? È che c'ho un contratto con Scatta la Risposta. Quindi, sì. Sì. Aspetta, fa un po' di scena, sì, dimmi. Che? A Scanzano. E dove cazzo sta? Ah, a Saga del Calcio Fonfiore. Quanto sfogano questi? Ma che sei matto? Oh, no. Minimo 1000 per me, 500 va bene. Ma chi vuole i carciofi? Sono pure allergico al carciofo. Posso salutarlo? Ma chi? Come chi? Quincy. Ah, yes. Quincy?
Yeah, oh, sorry, yes, I have a girl that wanted to speak with you. Yes, now the pass, yes. Hello, dear Mr. Jones, I'm a wild fan of you. May I contact you with Trau de Muerto for the become the friend of Nat? C'è un'interferenza. Come? Qualcuno ha detto passami il carciofare a Bella. Ah, qui prende malissimo. Muerto! Manca solo un quarto d'ora, dobbiamo accelerare! Oh, io chiudo così, non gliela faccio! A Marco. Non parlare! Dai! Subito. No, prima mi devi dire dove sta Marco! A Margherì, queste ce se magnano! Ma queste chi? Sono delle maschere, si vede chiaramente! Leopoldo, aiutami tu! Sono vere zombie, signora, le conviene partire! Siete due idioti! Ah! 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 Vai! Presto! Vinci sul pedale! Vai! Via le nostre figlie di raggiungerci al tavolo. Bene, papà! Andiamo su, chi ha scelto questa, forza! Beh, io lo sapevo! Questo, questo, questo! Eccomi, signori! Ora faremo il pezzo clou della serata. Il brano è Zombie Ramon! Morta questa! Dai, metti in moto! Veloce! Non parte, non parte! Dai gas, dai gas! Ci sto provando, non vedi che sei ingolfata! Leopoldo! Leopoldo! No, Leopoldo! Leopoldo! Sento di lasciare sola! Non ti far mordere, Leopoldo! Perché? Via! È partita! Sergio! Sergio! Dai, dentro la macchina, subito! Presto, Sergio! Parti, parti! Vai, vai, vai! Vai! Tutto bene, Leopoldo? Sì, tutto bene! Adesso voglio che mi raccontate tutto, dalla A alla Z! Sì, ti spiego tutto, però metti a manetta, che mancano solo 5 minuti! Ecco il bracciale. Indossalo e avrai i miei poteri.
Mi raccomando, devono esserci tutti. Perché la mia vendetta sia completa. Supereroi e zombie! Sta per scoccare la mezzanotte, l'ora di Halloween, dove le leggende diventano realtà! L'ora in cui i morti escono dalle tombe per tornare tra noi e dare vita alle antiche maledizioni! Siete pronti? Sì! Eccomi, sono tornata a voi, come promesso. Popolo di assassini, la mia maledizione sta per essere consumata e rinnovata per altri 600 anni. Che c'è? Non mi riconoscete? Sono Calia Orsini di Borgo, la strega che avete bruciato viva. E ora tocca a voi. E voi? Chi cazzo siete? Ricevimento sposi Lallo Catalano e Lella Moretti. Volete favori? Con i nostri migliori auguri. Ma vattene a quello paese. Tu, quis, mamma te, e solita! La strega! Eccola! È lei! Sì, è lei, è la strega! Adesso la sistemo io quella! No, Margherita, che fai? Fermati! A me non mi fa paura quella brutta strega! Mi deve ridare mio figlio, altrimenti la infelcio come un vitello! Uccidere i bambini e dopo 600 anni voi popolo ignorante pagherete tutti i danni col sacrificio di una giovane creatura anch'essa innocente per natura. E adesso tutti fuori, che lo spettacolo sta per iniziare. Giocolieri, questa è una festa,
non è un funerale. A me e tutti gli altri dietro. Recitando una formula, un po' di educazione. Guardatemi, anch'io sono un bambino nell'anima e nel cervello. Me lo dicono tutti, me lo dice la mia ex moglie Margherita, me lo dice il suo compagno Lino, che anche se non lo dice, ma io so che lo pensa. E poi c'è lui, mio figlio, Marco. Lui dice sempre che ci siamo scambiati i ruoli, che è lui a fare da padre a me. E allora, bambino per bambino, lo scambio adesso è valido, l'hai detto tu stessa. Allora prendi, io sono qua. Bravo Sergio, così parla un padre. Niente da fare, paparino, l'anima innocente è tuo figlio. Tu sei solo un peccatore, come quelli che mi hanno bruciato sul rogo. Passami le cene di Miranda e sta pronta a dar fuoco. La prego, no! Sergio! Sergio, ti prego, fa qualcosa! Salva nostro figlio! Dobbiamo farlo contemporaneamente perché sia valido al mio tre. Uno! Aiuto, papà! Aiutami, ti prego! Due! Ma che belli bagni! Attenta, Calia! Sei zuppa di petrolio adesso! Potresti prendere fuoco come un cerino, come allora! Ma che dici? Ah!
successo? Un sogno. È stato solo un brutto sogno. Dove sono? Che ho fatto? Non preoccuparti, è tutto a posto. Adesso è davvero finito. Grazie. Mi sei proprio piaciuto, Sergio, bravo. Vieni, questo è il contratto. Grazie. E questo è l'assegno per organizzare il prossimo evento. I miei soci cinesi gli hanno organizzato una tournée in giro per il mondo. Sì. A proposito, a loro è piaciuto moltissimo il numero del clown trampoliere mangiafuoco. Sì. Ovviamente hanno invitato anche la sua famiglia, sua moglie e suo figlio. Grazie. Sì, le prometto che ci penserò. Cosa mi accadrà ora? Intanto ti raccompagno alla locanda, poi da domani si vedrà. Tu chi sei? Sono Pierrot, con due R. Sergio, io sono désolée, ma vado via con Pierre. È diventato il nuovo agente del muerto, i suoi trigliceridi. E domani facciamo la prima serata e la presento io. Mica ti dispiace, capo? No, figurati, Pierre. Anzi, mi fa piacere. E dov'è questa serata? Zagarolo. Eh? Zagarolo, la sagra della porchetta laziale, un eventone proprio. Ah. Sì, stanno pure la sala grande del cinema multiplex. Già mi immagino tutte le zagarolesi che ci vengono a vedere. C'è provasa? Tavolino, eh? Grazie, in bocca al lupo a tutti, eh? Grazie. 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 Ma Leopoldo? Non lo so, stava qui fino a poco tempo fa. Ma non mi dire che è andato dalla moglie e dalla figlia senza avvertirci. Non è da lui. Vabbè, vedrai che si farà dire. Ma sì. Mamma ha cacciato Lino fuori di casa e ti vuole assolutamente per pranzo. Sei contento, papà? Già parla male di Lino? Dice che è un egoista pieno di sé, presuntuoso, che non è il giusto padre per me, eccetera, eccetera. Tua madre non cambierà mai. Papà, ma quella non è la macchina di Leopoldo? Sì. Che ci fa fuori dal cimitero? Andiamo a vedere. No, Marco, tu rimani, io torno subito, va bene? Leopoldo, l'avevo capito, sai. Loro sono morte nell'incidente e tu ti porti dentro questo bel fardello. Ma se ti può consolare, amico mio, io ti starò sempre vicino, sai. Sempre. Non dovevi venire qui oggi, Sergio. Transforming on hell.
sleep.